Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Siamo nuovamente alle prese con il nostro motore. Oggi facciamo un particolare, ho aperto quello sbagliato, un particolare che è questo crosshead. Già lo vedete sulla destra, ora ve lo faccio vedere ingrandito. Direi che è abbastanza complicato la vista, ma secondo me è semplice da farsi. Quindi procediamo. Come sempre, rubiamo il nome col tasto F2, Ctrl C, crea nuovo, salva, Ctrl V e salva. Ok, visualizziamo l'origine degli assi. E andiamo a creare ciò che ci serve. Prima di tutto andremo a creare questo cilindro che è diametro 40 per un'altezza di 24. Quindi andiamo nell'ambiente part, creiamo un cilindro, selezioniamolo, raggio 20, altezza 24. Andiamo a creare un ingrandimento ad hoc e una vista isometrica. Eccolo qua. Allora, prima di tutto c'è un incavo diametro 25, profondo 4, per cui andiamo a creare un cilindro diametro 12,5 e spostiamolo in altezza, quindi posizione Z, lo sposterò ad altezza 20 in modo tale che dei suoi 10, che rispetto a questo 24 ne affondino solo 4. Seleziono il cilindro principale col tasto Ctrl il cilindro piccolo ed eseguo una sottrazione di forme. Bene, a questo punto devo andare a crearmi le spianature e le cave. Le spianature le otterrò creando un cubo, sovradimensionandolo in altezza più di 24, sovradimensionandolo in larghezza, spostandolo in Y meno quanto basta e spostandolo in X di 15 mm. Dopodiché posso crearmi un altro cubo, anch'esso sovradimensionarlo in altezza, andare a impostarlo a larghezza 20, cioè questo. Centrarlo in X. Pardon, vediamo come centrarlo in Y, per cui se è largo 20 lo sposto in meno di 10 e lo vado a spostare rispetto a questo piano in X di 7,5, cioè la metà di 15, quindi 7,5. Vado a unire i due cubi in un'unica forma, unione di forme. Vado a crearmi un array polare, quindi in draft, array, allora seleziono la forma, array, polare, 2, eccolo qua, tolgo la mia griglia, torno in part, seleziono la forma cut, e con CTRL la forma array ed ecco che buona parte del gioco è fatto. Ora qua sopra abbiamo una sorta di protuberanza diametro 14, alta 3 mm, quindi creo il mio cilindro
radius 7, altezza poco mi importa perché lo vado a posizionare in Z a 13 più i 10 della sua altezza è 23, 24. Ok, perfetto. Ora vado a sommare questo corpo a questo corpo e dirgli unione di forma. Qua andrò a dirgli di fare un raggio 2. Raggio 2. Ok. Perfetto. Ora, cosa non mi torna, e devo guardarlo bene, non mi torna questa righetta. Ah, questa riga sono degli smussi a 2x45. Ok, mi torna. Quindi anche qua, seleziono col tasto CTRL qua e qua, e vado a chiedergli con l'utilità di smussi di farmi due smussi da 2x45. Perfetto, adesso vedete che mi torna anche questa riga. Mi sembrava una cava, in realtà non è una cava, ma questo smusso da 2x45. Ok, noi qua abbiamo un foro, diametro 8 ad altezza 8. Creiamoci un cilindro. Il cilindro è stato creato, eccolo qua, lo portiamo a 4 di raggio e lo facciamo ruotare rispetto all'asse Y di 90 gradi, quindi angolo, asse, Y a 1, Z a 0, 90 gradi, eccolo qua, lo sollevo di 8 mm, quindi posiziona rispetto a Z 8 mm. Ne incremento l'altezza quanto basta e lo faccio affondare spostandolo in X da entrambe le parti. Eseguo ora una sottrazione di forma. Corpo principale, CTRL sulla sfera, sul cilindro, sottrazione di forma. Bene, cos'altro mi serve? Mi serve un bel foro da M8. Allora, facciamo un cilindro. Diciamogli che è diametro 6,5, quindi fratto 2, diciamo allunghiamolo quanto basta e solleviamolo. Questo perché? Perché così, facendo prima un preforo e uno smusso, come vi ho già detto in un altro tutorial, verrà la filettatura fatta egregiamente. Quindi prendiamo questa forma, prendiamo il cilindro col tasto CTRL, sottrazione di forma, andiamo in Fasteners e creiamo una qualsiasi vite M8. Lui di default la crea M6, noi la creiamo M8, gli andiamo a mettere il filetto visibile e lo andiamo a sollevare, non prima però di tornare in part e fare qua un bello smusso da 1,5x45. Quindi smusso, allora abbiamo detto che il foro è 6,5. Se faccio un foro no da 1 va più che bene perché va 8,5, quindi ok. Prendo la mia vite, vado in placement, in posizione, in Z, la sollevo quanto la sollevo, quanto basta perché esca da entrambe le parti. Allora, sì, esce bene. Se non sono sicuro di quanto esca, altro non faccio che aumentarne la lunghezza. Vedete? E
andare a posizionarla un pochino meglio. Placement, posizione, Z. Perfetto, adesso sono sicuro che la mia filettatura sarà fatta perfettamente. Seleziono la forma principale, col tasto CTRL premuto seleziono la mia vite ed eseguo una sottrazione di forma. Salvo il lavoro fatto. Vedete che adesso ho proprio uno smusso, né più né meno come vorremmo lavorare in un'officina meccanica. Ora andiamo a creare uno smusso qua. Qua. Da 003, 004, quello che volete, qua è solo una questione puramente estetica. Ok, selezioniamo la forma e gli diciamo aspetto un bel color giada, oro. Chiudi e il nostro oggetto è belle fatto. Lo salviamo. E lo chiudiamo. Bene, anche per oggi il lavoro è stato svolto, quindi questo potete ricopiarlo tranquillamente a casa. Io magari ve lo lascio un secondo da poter copiare qualora non abbiate copiato, scaricato il file. Vedrete che è un lavoro semplicissimo. Quando si guarda questo pezzo si dice oddio che complicato che è. In realtà con FreeCAD, se non l'avessi fatto direttamente senza neanche diciamo spiegare, penso che in 2 minuti di lavoro lo avrei fatto. Per cui sempre ottimo il lavoro che po si può svolgere con un software che ricordiamoci è completamente gratuito, per cui non possiamo sicuramente metterlo a confronto con altri software che costano migliaia di euro. Io vi ringrazio per essere stati con me, se è stato di vostro interesse il video come sempre mettetevi un like e vi aspetto alla prossima volta. Grazie mille e buona giornata.